Nelle comunità di dimensioni medio-piccole, le Proloco svolgono un ruolo fondamentale per animare il paese, creare un cartellone di iniziative, coordinare le attività di tanti gruppi diversi e associazioni di volontariato, dare un servizio alla popolazione, agli ospiti e ai turisti. È il caso di Gianico, dove la nuova Proloco, nata nel difficile periodo del lockdown, ha trovato casa in poco tempo nell'edificio del municipio al piano terra e lo ha inaugurato in una bella serata in cui la comunità si è trovata a fare festa assieme per onorare e sostenere il lavoro e l'impegno di tanti volontari. Abbiamo una serie di associazioni sul territorio che operano da sempre, però ci voleva proprio una Proloco che riuscisse a coordinarle e ad essere propositiva in vista di tutte le iniziative che vengono fatte sul nostro territorio. Siamo nati l'anno scorso, quindi giovani, 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 e speriamo di far bene quest'anno, speriamo che nasca una nuova stagione per la Proloco che ha il compito di valorizzare il territorio, in particolar modo Gianico, e abbiamo già un po' in programma alcuni progetti, sperando di realizzarli, e speriamo che la Proloco vada avanti così. Ringraziamo ovviamente tutti quelli che ci hanno aiutato, hanno contribuito, hanno dato del tempo e il loro lavoro per realizzare questa bellissima sede. Come verrà sostenuta finanziariamente la Proloco? Il Comune di Gianico farà doverosamente la sua parte, già l'anno scorso abbiamo elargito un buon contributo alla Proloco, noi la sosterremo, ci siamo e vogliamo che tutte le associazioni del Comune collaborino con noi, con la Proloco, e che facciano della nostra comunità una comunità modello, come credo che già si possa dire. Essendo formata da volontari per lo più giovani, anche la Proloco di Gianico si è dotata dei sistemi moderni di comunicazione che richiedono duttilità, flessibilità, rapidità e capacità di comunicare in forma dinamica e propositiva. Siamo su Facebook, siamo su Instagram, ci trovate comunque per informazioni sulla mail prolocogianico@gmail.com e siamo sempre disponibili per spiegarvi un po' come quello che deve fare la Proloco, quello che sono gli eventi, e trovate tutte le informative sulle nostre pagine. E a proposito di iniziative in calendario, dopo un giugno molto ricco di eventi, ecco questo venerdì 9 luglio la lettura teatrale di Alberi e di Uomini a cura dell'attrice Francesca Cecala alle 20.30 nell'anfiteatro Piazzetta Ghitti a Gianico, dove per norme Covid ancora in vigore è gradita la prenotazione.